Buongiorno a tutti, sono Jotti Evelyn, chiamo e sto facendo la diretta da Reggio Emilia. Questo è uno dei parchi di Reggio Emilia nei quali i gruppi di cammino stanno svolgendosi per la settimana del Move Week. Alcuni dei partecipanti, eccoli, una breve carrellata con il tecnico della WISP. Perché facciamo questi gruppi di cammino? Perché è importante camminare, fa bene alla salute e durante la settimana del Move Week, che è una settimana europea dove, possiamo praticare attività sportiva, non agonistica, per piacere e per benessere, riusciamo a farlo in libertà, volontariamente e anche gratuitamente. Nella settimana del Move Week è importante fare questa tipologia di attività perché è una settimana nella quale va sperimentata ma anche stimolata la cittadinanza a camminare e a fare attività motoria. Adesso faccio qualche domanda a Raffaele, che è il nostro tecnico, che accompagna il gruppo di cammino. Il gruppo di cammino è partito da un centro sociale di Reggio Emilia, al Buco Magico, e sta girando nei parchi limitrofi, nelle piste ciclopedonali. Allora Raffaele, dici un po' perché fai il tecnico dei gruppi di cammino. Ah, fare il tecnico dei gruppi di cammino è una bella cosa, perché si sta insieme all'aria aperta, ci godiamo la natura e anche per la società, per il comune, per tutte le persone insieme, è una bella cosa. Bene, e a te piace camminare? Assolutamente sì. Bene. È una cosa che fa benissimo, sia per il fisico che per la mente. E conosci la Move Week? Assolutamente sì, è questa settimana dove tutti ci possiamo muovere assieme. Benissimo, benissimo. Proviamo a sentire anche qualche partecipante, allora guardiamo, mi dicono che c'è una lepre in diretta, si vede poco, noi ce la godiamo, pazienza. Allora guardiamo chi vuole, Astro dai, che tu sei un veterano dei gruppi di cammino, parlaci un po', perché devi camminare, perché vuoi camminare? Hai detto giusto, io devo camminare. In quanto, essendo un diabetico, il medico mi ha consigliato proprio almeno mezz'ora di cammino al giorno. E quindi ho cercato cosa potevo fare, ho trovato questi gruppi di cammino dell'UISP. E camminiamo tutti i giorni, noi, almeno un'ora al giorno, un'ora e mezza. E quindi, e da quando sto facendo questo, vedo che i miei valori di glicemia sono scesi praticamente a livello normale, quindi penso che sia utile al dilettevole. Benissimo. Saluto tutti. Grazie Astro. Chi è che vuole? Paola, ci vuoi dire qualcosa anche tu? Perché cammini? Perché vieni a fare i gruppi di cammino? Buongiorno. Io ho incominciato a camminare da quando sono andata in pensione, appunto su internet ho visto queste iniziative che sono grosse possibilità che dà la città di Reggio, diciamo, ai reggiani. Camminare insieme è migliore, perché innanzitutto si arriva a conoscere delle persone nuove, poi uno si accorge meno della fatica e quando incominci a camminare un pochino, io non cammino tutti i giorni ma abbastanza spesso, e senti proprio l'esigenza fisica, oltretutto fa allontana un po' anche le ansie e fa bene anche al morale. Ottimo, benissimo, grazie Paola. Prego. Allora, chi è che vuole dire? La Lina. Dai Lina, tu sei stata la promotrice di questo gruppo del Buco Magico e della Rosta Nuova e quindi è importante che tu ci dica perché a livello del direttivo hai voluto che questa attività venisse promossa. Allora, fa bene alla salute e tutti ne abbiamo bisogno, ma ha tanti altri significati. Il primo per me è la scoperta, per chi non li conosce, di questi luoghi meravigliosi, verdi, che sono distesi un po' ai bordi della città di Reggio, ma in particolar modo nella nostra zona, che non a caso si chiama zona delle acque chiare, perché ha ancora un torrente
che continua a scorrere tutto l'anno e sono veramente luoghi meravigliosi. Poi il cammino è bello perché è un'attività sociale, si fa insieme. E ancora perché ci è stato detto che questo forse è l'ultimo anno in cui potremo avere delle guide, quindi è un anno in cui dovremo organizzarci sempre più da soli, però in gruppo. E questo è un compito importante che può dare degli sviluppi anche da un punto di vista sociale, perché la salute non è fatta solo di corpo, è fatta anche di star bene, globale. Perfetto, ringraziamo Lina, lasciamo passare la bicicletta perché in questo parco bellissimo passano anche le bici. Proviamo a intervistare qualcun altro. Ambra, dai Ambra, che tu fai anche la ginnastica. Allora, dici un po', girati un po' verso la luce che ti vogliamo vedere. Buongiorno, mi chiamo Ambra, io cammino spesso, tutti i giorni, 3 volte al giorno, perché c'ho anche un cane, un lavoro da portare fuori, quindi oltre alle passeggiate che faccio la mattina alle 8 con le amiche, dopo porto fuori il cane, mattino, mezzogiorno e sera. Più andiamo allo sgambo, comunque io cammino tanto, tanto, e vado anche in bicicletta, che è la cosa che mi piace moltissimo. Perfetto. Mi sono trovata benissimo con questo gruppo, in più faccio anche palestra col vostro centro, quindi siamo perfetti. Grazie. Benissimo, benissimo. Devo dire che le interviste hanno sintetizzato un po' quella che la Move Week vuole promuovere e diffondere in questa settimana. A Reggio Emilia si possono trovare proprio in questa settimana altri gruppi di cammino che possono essere utili a chiunque voglia camminare in gruppo, e vedete come dalle immagini che oltre a camminare ci si scambia anche qualche parola, insomma si sta insieme e si crea quel senso di aggregazione che è importante a tutte le età, a tutte le età proprio, e senza escludere nessuno. Veramente da quando abbiamo iniziato questa esperienza della Move Week, potendo offrire alle persone anche qualcosa di sperimentale che possa essere utile alla loro salute, abbiamo guadagnato tutti in salute. Quindi io sono una promotrice personalmente di questa tipologia di attività, perché è importante che si dia a tutti la possibilità di fare anche un'attività motoria che non sia di grosso impatto, ma che stimoli l'aggregazione, stimoli la socializzazione e anche il benessere fisico. Quindi WISP Reggio Emilia si impegnerà, si è impegnato e si impegnerà anche successivamente in questa settimana europea del movimento. Andate sul sito del Move Week Italia e vedete dove a Reggio Emilia potete fino a domenica fare dell'attività per stare meglio. Ringrazio tutti e da Reggio Emilia vi salutiamo. Facciamo un saluto alla Move Week Italia 2018 e alla WISP nazionale. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata.